presenta, e qui vai. Con noi allo Sganassau, signori Paolo Migone. Ma il microfono, porca, il microfono, perché fa questa voce? Buonasera. Allora, devo dire che un uomo medio, in un inverno, una giornata di lavoro, circa 40 persone che gli rompono i coglioni con l'email, col telefonino, con i fax, torna a casa e c'è solo una persona che gli rompe i coglioni, che è la moglie, ma ha la forza dei 40. Meno male che hanno inventato le case con le porte, quindi tu torni a casa, puoi andare di là, le porte le ha inventate l'uomo, ma ci sono dei mariti pazzi che d'estate affittano il camper. Una cazzata mostruosa, ovvero prendi una casa in miniatura e ci metti dentro la moglie gigante. 1,64x63, che non è che ti rompi i coglioni, te li tritura, te li nebulizza. Il giorno dopo li ritrovi sotto forma di rugiada sulle tue pantofole, sono i tuoi coglioni. Allora, poi ci si aggiunge anche l'ingegnere che disegna il camper. Allora, c'è il letto matrimoniale che si trasforma in salottino, questo in teoria. In realtà ti devi cacciare sotto quel tavolino, sì. Per 40 minuti c'hai la manopola laggiù in fondo, dovresti avere un braccio con quattro gomiti, come il metodo dei muratori. Poi tiri su il tavolino. Poi c'è la cassapanca, dove ci incastri i tre figli, come dei proiettili. Ti aggiungi, c'è il tavolino qui. Tua moglie fa, hai fame? Non posso saperlo. Tua moglie è nell'angolo cottura, cioè c'ha questa cucina tutta addosso, tiene la pentola così. Naturalmente in campeggio devi soffrire perché c'è il piattino di carta, di plastica, la forchettina bianca di plastica, fai tic e si rompe, tic, tic, c'è il moncherino. Il coltellino, che è uno strumento musicale di plastica, fa cricchi cricchi, non taglia nemmeno un grissino. Soffri, sei lì che aspetti la pasta una mezz'ora, c'è proprio la lingua sul piatto così, tua moglie sta per darti la pasta e fa il bimbo a freddo. E che cazzo ci cambieranno? No, mettigli la felpa. La felpa. Gli mettiamo la pasta sulle spalle. Non fare lo scemo, la felpa. E dov'è la felpa? Nella cassapanca. Premio conchiglia d'oro a Paolo Migone. Bene, io chiamerei il vice sindaco Roberto Maggioli per la consegna di questo importante riconoscimento. E ovviamente il saluto va anche al sindaco, al primo cittadino di Bellaria Igea Marina, Enzo Ceccarelli. E questo è lo Sganassau d'oro. Applauso, Sganassau d'oro per Paolo Migone. Grazie, vinco anche la ragazza. Sì. Beh.